ripartenza dell'acciaio passa da Made in Steel e per la prima volta alla Conference and Exhibition ci saranno anche aziende della trafilatura. Se ne è parlato nel webinar di Siderweb organizzato in collaborazione con Ucimo, sistemi per produrre e lamiera. Il Covid lascia il segno sull'acciaio globale, output 2020 a meno 0,9% secondo World Steel. La Cina frena il calo generale e incrementa di 5 punti percentuali la propria quota mondiale. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento dedicato a Siderweb. La pandemia ha confermato l'importanza delle fiere per le relazioni industriali e commerciali di business. Anche per questo assume una maggiore importanza l'appuntamento di fine maggio con Made in Steel, la principale conference ed exhibition del Sud Europa organizzata da Siderweb. Arriverà nel secondo trimestre, quando è attesa una robusta ripresa della domanda. Se ne è parlato nel webinar organizzato proprio dalla collaborazione con Ucimu, sistemi per produrre e lamiera. Il 2021, soprattutto nella parte del secondo, terzo e quarto trimestre, vedrà una grande ripresa e quindi Made in Steel cade proprio nel momento iniziale per dare il via a questo momento di grande rinascita anche del nostro settore. Dobbiamo saper cogliere questa opportunità e non sprecare questa crisi. Il futuro sarà nelle filiere e nella collaborazione o non sarà. Cioè, quindi a Made in Steel ospiteremo come espositori i fornitori delle trafilerie e come visitatori i clienti della trafileria per una, diciamo, un'immersione nel mercato e un'immersione nel futuro. Anche le trafilerie saranno per la prima volta in modo importante protagoniste. Per Made in Steel si aprono delle finestre di opportunità enormi. Il Covid è riuscito a far comprendere meglio tutti l'importanza delle fiere, perché mentre nel primo periodo molte aziende dicevano beh, ok, fa niente, ci presenteremo tramite il web, faremo vedere i nostri prodotti, e adesso si stanno accorgendo tutti che senza le fiere è impossibile operare. Non è stato ancora inventato uno strumento che a parità di prezzo dia lo stesso vantaggio della presenza della fiera fisica. È il sistema migliore per presentare il proprio prodotto sul mercato. In più, all'interno della manifestazione, come noi all'interno della manifestazione organizzeremo la solita arena, la mia lamiera, dove la gente, oltre che far vedere il prodotto all'interno dello stand, può andare anche a spiegare perché, che vantaggi si avrebbero ad acquisire questo prodotto, per cui non esiste un altro sistema per poter avere, fra l'altro, una moltitudine di presenze di visitatori come può avvenire in una manifestazione fieristica. Il prossimo appuntamento con i webinar di Siderweb sono per martedì 2 febbraio alle ore 11. L'appuntamento sarà con mercato e dintorni e il focus sarà sul mercato dei prodotti lunghi alla luce del cambiamento degli equilibri avvenuto lo scorso anno. Oltre agli analisti di Siderweb interverrà anche Antonio Gozzi, presidente di Duferco Italia Holding. La partecipazione è gratuita, previa registrazione nell'area eventi webinar di siderweb.com. E ora parliamo di produzione siderurgica. Nel 2020 l'output mondiale è calato dello 0,9% e la Cina in territorio positivo nonostante la pandemia ha aumentato la propria quota globale. Tutti i numeri nel prossimo servizio. Dopo un decennio di crescita continua, la produzione mondiale di acciaio fa segnare il primo saldo negativo. L'anno della pandemia lascia il segno, infatti, e la bilancia d'acciaio 2020 perde uno 0,9% sull'anno precedente, fermando la lancetta a quota 1 miliardo e 829 milioni di tonnellate. In pratica, una perdita di 17 milioni di tonnellate sul 2019. A livello di macro aree sono poche quelle che possono sorridere, e spesso grazie solo alla manciata di paesi. Il primato per crescita, più 3,9%, va a quegli stati che vanno sotto la voce Other Europe. In questo caso la crescita è affidata totalmente alla Turchia, con un più 6%. Secondo piazzamento per il Medio Oriente, con un più 2,5%. Anche in questo caso tutte le statistiche sono legate all'aumento produttivo del solo Iran, pari al 13,4%. Al terzo posto l'Asia,
più 1,6%, una crescita affidata praticamente a Cina più 5,2% e Vietnam più 11,6% sul 2019. Per l'Europa il dato è negativo, meno 11,8% e 138,78 milioni di tonnellate prodotte. Nella classifica dei singoli paesi l'Italia scende al 13° posto con 20,2 milioni di tonnellate di output, mentre la Cina si conferma saldamente in testa con oltre 1 miliardo di output, seguita dall'India 99,6 milioni di tonnellate e dal Giappone 83,2 milioni di tonnellate. Il resto della top 10 globale vede nell'ordine Russia, Stati Uniti, Corea del Sud, Turchia, Germania, Brasile e Iran. Prima di chiudere andiamo a Taranto, dove è slittata la riaccensione dell'Alto Forno 2, chiuso ormai dal 2015. La riaccensione era prevista per il 26 gennaio e ArcelorMittal Italia ha riconfermato ai sindacati gli obiettivi produttivi annunciati per il 2021. Sentiamo il corrispondente Gianmario Leone. Settimana di incontri al sito siderurgico ex Ilva di Taranto tra la dirigenza di ArcelorMittal Italia, rappresentata dall'amministratore delegato Lucia Morselli e dal responsabile delle risorse umane Ferrucci e i sindacati metalmeccanici di Taranto. Al centro lo slittamento della ripartenza dell'Alto Forno 2 per questioni tecniche che dovrebbero essere approfondite e risolte nei prossimi giorni. Il probabile spegnimento dal 31 gennaio prossimo dell'Alto Forno 4, in quanto il TAR di Lecce ha rigettato la richiesta di proroga presentata da ArcelorMittal in merito al decreto del Ministero dell'Ambiente che stabiliva entro il 31 gennaio la copertura dei nastri in quota. Il TAR ha stabilito che, pur essendo scoperto questo 3% di nastri, l'attività produttiva non è inficiata. ArcelorMittal e i sindacati hanno discusso anche della possibilità della ripartenza di altri impianti, del ritorno sul lavoro di alcuni addetti, soprattutto alle manutenzioni. Resta però centrale la discussione tra i sindacati e ArcelorMittal Italia sul piano industriale, occupazionale e ambientale, che rimane ancora avvolto da un alone di mistero, in quanto non essendosi ancora pronunciato l'antitrust europeo, che dovrebbe farlo entro il 10 febbraio, sull'accordo di ingresso dello Stato tramite la società Invitalia in ArcelorMittal, fino a quando l'antitrust non darà il via libera, probabilmente non si entrerà appieno nella discussione, nel confronto tra le parti. Gianmario Leone, Taranto. E per quest'oggi è davvero tutto. L'appuntamento con il Siderweb TG torna puntualissimo venerdì prossimo. Arrivederci a tutti.